stradale che vi abbiamo mostrato. Questa macchina ci catalizza ogni volta che passiamo da questa parte. Guardate che per cos'è forza. Questo oggetto. Questa qui. Cioè, dicevi prima tu, Enrico, immaginate se Alfa Romeo oggi riproducessero l'incarnazione di questo capolavoro, di questo monumento, monumento al design, monumento all'ingegneria, monumento a tutto. È una roba incredibile. Quanto vale? Svariati milioni di euro. Svariati milioni di euro. Guardate l'abitacolo. Ne hanno fatte 18, doveva avere un futuro produttivo ben più ampio dei soli 18 esemplari costruiti, però una serie di problemi e di incomprensioni tra la carrozzeria, l'officina e la catena di produzione, che poi non si poteva chiamare catena di produzione perché era una produzione artigianale, fermarono la produzione anzitempo ai soli 18 telai costruiti, di cui di ognuno ci sono delle differenze, tra ognuno ci sono differenze, ognuno è diversa dall'altra. Queste 18 hanno avuto delle storie uniche e sono ovviamente tutte conservate e custodite gelosamente dai proprietari.